Ci sono all'inizio del testo del DDL, ci sono spiegati dei concetti che secondo me è il caso di ripetere anche qui stasera, perché sono molto importanti. Spesso vengono confusi e a volte vengono confusi apposta la lettera di Arcilesbica e Udi. Fanno proprio questa confusione. Questi sono concetti che sono, uno è quello il sesso biologico, che sono i caratteri sessuali primari e secondari di ogni persona, quindi pene, vagina, barba, mestruazioni, ecco. Il secondo è il concetto di genere o ruolo di genere, ecco, in questo caso la sociologia, ad esempio, dice che è l'organizzazione sociale delle differenze sessuali e non riflette differenze fisiche tra uomini e donne, quindi è un costrutto sociale che non corrisponde per forza al sesso biologico. Abbiamo poi l'orientamento sessuale, invece, che è l'attrazione sessuale che si prova nei confronti delle altre persone e non ha nulla a che vedere né con il sesso biologico né con il genere. E infine il DDL parla anche di identità di genere, che cioè è il senso di appartenenza di una persona a un genere con il quale essa appunto si identifica. Li ho voluti leggere questi quattro. Bravissimo Andrea, veramente, dovrei portarla con me a tutte le iniziative perché l'ha spiegato veramente perfettamente questi concetti che sono appunto difficili, ma se spiegati così, insomma, li capiscono tutti sicuramente. Grazie, verrei volentieri. Comunque sono concetti molto importanti da capire perché non sono la stessa cosa, non vogliono dire la stessa cosa. Sono concetti diversi che esprimono evidentemente dei significati diversi. Non lo dice l'onorevole Zan, non lo dice Andrea Ciccio Messere, lo dice la scienza, lo dice la sociologia, lo dice la psicologia. Quindi, tra l'altro, una delle critiche che vengono fatte nel documento Udi, Arcilesbica e di altri, è proprio il concetto di identità di genere che viene scritto non è in Costituzione. Non è in Costituzione per forza, perché è degli anni 60, la Costituzione è stata approvata nel 48, è in vigore dal 48, e di conseguenza è difficile che potesse essere in Costituzione. Però c'è nel nostro ordinamento, ci sono in alcuni delle leggi regionali, c'è nella Convenzione di Istanbul. Ci sono il Tribunale dei diritti dell'uomo, se non sbaglio, comunque europei. In questo momento sono un po' confuso su questo, però ci sono due sentenze, di conseguenza fa parte, ci sono già nel nostro ordinamento. Come dicevo prima, Sì, a volte si confondono apposta. ci sono due ordini di critiche. Una è che andrebbe tolta l'identità di genere perché con l'identità di genere il sesso si cancella sostanzialmente, perché alcune sostengono che una persona non possa svegliarsi dalla mattina alla sera e dichiararsi uomo o donna a prescindere di come si sente. A parte che lo trovo un po' offensivo questo ragionamento, come se le persone fossero, no, si divertissero ad esprimere la propria identità di genere, che invece è il frutto di un percorso anche molto faticoso, soprattutto in Italia, no? Ma identità di genere, come diceva giustamente lei, diciamo, è un diritto sancito presente nel nostro ordinamento. L'ordinamento penitenziario vieta le discriminazioni per identità di genere e orientamento sessuale. Dunque, se noi dovessimo togliere l'identità di genere dalla legge cosiddetta Zan, dovremmo toglierlo anche dal resto del nostro ordinamento. Capite che è una follia. Ma poi l'altra questione è che non è scritta in Costituzione, perché la Costituzione appunto è del 48, ma l'identità di genere è dentro due sentenze della Corte Costituzionale che appunto con le sentenze interpretano la Costituzione secondo l'evoluzione dei tempi e identità di genere è proprio nelle sentenze della Corte Costituzionale è proprio inserito come un diritto inviolabile dell'essere umano, anche perché ciascuno di noi ha un'identità di genere. Per cui, e poi sappiamo bene che il percorso di transizione che può arrivare alla rettificazione del sesso, ma anche no, è comunque oggi un percorso che richiede, diciamo, un percorso di tipo psicologico, endocrinologico, e comunque il cambio di sesso anagrafico passa attraverso una sentenza, passa attraverso un giudice. E dunque questa fluidità che denunciano di questo documento è assolutamente falsa e non corrisponde al vero. Se invece togliere l'identità di genere significa
discriminare delle persone, allora qui mi troveranno proprio, cioè dovranno passare sul mio cadavere per cambiare quella impostazione. Credo non solo perché, sul suo, ma su tanti, su quello di esatto, tanti. Esatto, perché noi non possiamo, in una norma antidiscriminatoria, ripeto, non interviene sulle questioni sanitarie o legali, no? Ma semplicemente introduce questi termini proprio per combattere ogni forma di discriminazione motivata da qualsiasi condizione personale dell'individuo. Cioè, se uno viene discriminato solo perché esiste, questa norma deve contrastare e deve essere deterrente a queste forme di discriminazione. L'altra critica è che andrebbe tolta invece la parola sesso o genere, perché questa non può, le donne non sono una minoranza, e dunque questa è una legge che si occupa di minoranze. A parte che a me la parola minoranza non piace tantissimo, devo dire, perché si tende sempre a, dentro la minoranza, a isolare, diciamo, un gruppo sociale rispetto agli altri cittadini. Questa non è una legge che tutela le minoranze, non è una legge delle riserve indiane, è una legge contro i crimini d'odio. I crimini d'odio che sono motivati dalla condizione personale, e siccome noi abbiamo in sede di audizione alla Camera, abbiamo fatto molte audizioni, abbiamo raccolto le testimonianze e le osservazioni di penaliste donne, di magistrate, che ci hanno proprio chiesto con grande forza di inserire la questione di genere, l'accento di genere dentro il codice penale, perché l'odio misogino oggi più che mai, ed è dimostrato dai dati statistici, dati Istat, ma anche i dati di Vox, che è l'osservatorio della statale di Milano che raccoglie l'odio in rete, l'odio di genere, l'odio misogino è all'apice della piramide dell'odio, no? Per cui togliere quello significherebbe veramente togliere la possibilità di tutelare, di proteggere le vittime che oggi sono maggiormente discriminate dai crimini d'odio, cioè le donne che sono oggetto di violenze in rete, dove se appunto ci sono donne che ricoprono posizioni di visibilità, apicali, di carriera, ma non solo, viene minata la loro reputazione, no? Proprio per, attaccando il loro personale, distruggere la loro vita pubblica, distruggere la loro professione pubblica. Questo è frequentissimo, guardate. È successo anche l'altro giorno ad una giornalista verso la quale è stata raccolta una grande solidarietà, ma che viene continuamente attaccata da hater in rete, che mettono in pericolo anche l'incolumità di questa persona. Dunque, voglio dire, le critiche che ci sono hanno cittadinanza tutte, però attenzione, perché quando, siccome parliamo della vita delle persone, siccome parliamo di persone in carne ed ossa che vengono discriminate, non è un documento sociologico. Questa è una legge che cerca di individuare i moventi delle aggressioni, delle violenze che devono essere necessariamente combattute. Ecco perché io credo che queste discussioni a volte siano veramente da salotto buono, ma che non tengano conto delle ricadute reali che si hanno poi nella realtà, no, della società.